lasciate già un bel mi piace. Buon day, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono in super compagnia, c'è la mia sorellina. Ciao. Che oggi ci aiuterà con le riprese. E c'è Super Roby, che sta bevendo, si sta preparando per questo video, perché sarà un video speciale. Lasciate già un bel mi piace, commentate con hashtag Martina riprende. Martina riprende. Allora, oggi siamo qui con un nuovo video delle scatole, perché io ho una vendetta in corso, visto che Roby, l'ultima volta che abbiamo fatto il video, mi ha fatto buttare le maglie di Gucci Off-White nel mare, e quello prima ancora mi ha fatto spaccare un iPhone. Qua abbiamo le nostre scatole e oggi faremo una roba un po' più originale rispetto a quello che fanno gli altri. Ci salteremo... Aia! Ci salteremo proprio letteralmente sopra, quindi tutto quello che ci sarà all'interno verrà distrutto. Hashtag distrutto. Ok, Martina, a te l'arma del potere. Allora, abbiamo le nostre scatole. Martina? Martina? Puoi metterti dall'altra parte? Ok. No, non ti dico. Io non ti pago per sedere. Però intanto ho paura. Queste due scatole, e si vede che sono due, fortunatamente. Okay, perfetto. Non è un product placement? No, non è un product placement, ma semplicemente avevo solo queste scatole a casa. Mettiamo al contrario, non riusciamo, diciamo, a inserire l'oggetto. Oh, l'ho fatta! Ok, perfetto. Io direi di far iniziare l'ospite di casa. Ok. Per altri video come questi, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Sei tu che ti devi girare. Quindi io mi giro e tu inserisci un oggetto. Martina, controlla che... controlla che sia tutto reale, che sia tutto lecito, che sia tutto, diciamo che nessuno balla. Mm-hmm. Perfetto. Allora, ragazzi, prendiamo questo. Questo so che... niente. Come che avevo una scatola. Puoi girarti, okay. Puoi girarti. È qualcosa di blando o siamo già... normale. Normale. No, non si può toccare, cioè... Quindi io devo... vado diretto. Ok, vado sulla più piccola. Dai, muoviti. Però adesso come inseriamo l'oggetto? E infatti... Spero non ci sia nulla. Nulla! Ed è letteralmente esplosa la scatola. E zio, adesso? E adesso, adesso la rimettiamo in qualche modo. Ok, allora scopriamo cosa c'è nell'altra scatola. No, fra, il mio Goku. Meno male che non l'ho preso. Raga, dovete sapere che io sono un piccolo bimbo. Tutte le mie statuette, tutti i miei personaggi, ci tengo un sacco io. Questo qua tra l'altro me l'ha regalato mia sorella, ti ricordi? Non ti ricordi? No. Cioè, evidentemente vedete non tiene tanto le cose e le statuette molto meglio. Ok, è arrivato il mio turno. Oh, vedi, gira, gira. Pezzo di merda, allora. Girati, girati. Non mettermi il profumo, zio. Sì, sì. Sì, sì, pezzo di merda. Aspettiamo, aspettiamo che Roby si gira, aspettiamo la principessa che fa i suoi comodi. Perfetto. Perfetto, ok. Ci sei? Sì. Girato? Oggi è il giorno della vendetta. Ok, ti puoi girare. Cosa sei? Salta, salta. Salto? Sì. E però se qualcosa che fai scivolo? No, non scivoli, non ti preoccupare, te devi fare come ho fatto io, proprio diretto. Bam, devi distruggere la scatola. Proprio con tutte le tue forze. Io salto su quella piccola. Esatto, anche tu su quella piccola? Perché tu pensi che su quella piccola ci stia meno roba. Sì. Ok. Salto. No! No! L'ho fatto, no! Vendetta! Vendetta! No, cos'è che c'era, zio? Zio, che cazzo fai?
Non si è fatto nulla? No. Maledizione! Io l'ultima volta l'ho spaccato il mio telefono. Ho quasi assaporato il sapore della vendetta e il telefono non si è fatto nulla. Cioè solo al mio è fatto di carta pesta. Ok, vai, tocca a me? Sì. Puoi girarti. Aspetta, rigirati. Aspetta, mi sono dimenticato. Puoi girarti. Ok, allora io ci salto proprio da qua. Con una bella rincorsa tipo la... È qualcosa di mio? Qualcosa in generale. Qualcosa in generale. Cosa ho sporcato? Apri prima. Dimmi di che là. Non è. Apri prima. Dimmi che non è un computer, cioè un telefono, qualcosa. Ok, questo ma sì, per forza, perché cioè, ho sentito che ho spaccato qualcosa. Porca. Adesso la mamma chi glielo dice? Mi è scivolato! Mi è scivolato, giuro che mi è scivolato. Direi che la scatola è messa in condizioni ottime. Oh, dovete stare zitti. Sto registrando un video. Sembra che questi cani a disturbare. Tocca a me, mi gira. Ok, girati. Vai. Nuovo giro, nuova la corsa. È qualcosa di importante? No, questo qua no. Vai, tu buttati. Con un piede la vedo. No, diretto come faccio io. Se... No, diretto come faccio io. E se... Sicuro? Sì. Ah, cosa che fai cadere. Vai, te spaccaci tutto. E se cado? Non cadi, come fa a cadere? Zio, se c'è qualcosa... Se cadi, pazienza. Pazienza, c'è solo il vetro. Pazienza. Ceramica. La bottiglia non si è fatta nulla, in compenso la scatola, ragazzi, è inutilizzabile. No! Spillo, non ti ci mettere anche tu. Ok, ragazzi, vediamo se riusciamo a mettere a posto la scatola. Ecco Roberto e Giuseppe alle prese con le scatole. Ok. Aspetta, bro. Vai. Ok. No. Cosa no? Qua diretto devi andare, zio. Diretto? Da cui prendere in corso schiacci. Ok. Mi gasano queste cose. Non c'è niente tanto. No, porco due. Dai, Frank, già scassato. No, si è ridotto ancora peggio. Vedi che c'era proprio col mio telefono. Guarda, si vede? Vediamo. Oh, wow, va ancora peggio di porco. Dai, frate. Che ne so io, vedi che sono infame. Ancora col mio telefono. Ti è bastato l'altra volta? Però guarda la scatola, figlia. Cosa guardo la scatola? Come faccio a sapere cosa c'è dentro? No, guarda la scatola, come l'hai ridotta. Proprio che vuoi litigare. Guarda. Come guarda la scatola, come l'hai ridotta? C'è il mio telefono non dentro. L'hai cioè. Ridotta. Guarda. Vergognoso sei. Io sei vergognoso. Io ci ho saltato, ho detto non c'è niente, non sentivo nulla. Vabbè, per fortuna va ancora. Vai. Però me la paghi questa. Allora, per l'ultimo oggetto bonus, abbiamo deciso di fare l'ultimo oggetto bonus. Che deciderò io. Che deciderà Roby. Prendiamo un sacchetto perché il fubo di Roby ha attaccato la scatola.
Quindi, siccome questo sacchetto è bello bombato, non si capisce se c'è qualcosa dentro o meno. E poi l'impatto è più irruento, perché non c'è una scatola per la protezione, c'è semplicemente un sacchetto. Che bella schiena. Vai, Fra. Ah, io ho sentito il sacchetto. Però potrebbe essere anche stata solo una distrazione. Quindi magari tu hai mosso il sacchetto per farmi pensare che ho messo della roba dentro il sacchetto. Però in realtà l'hai messa nella scatola e quindi vado sul sacchetto. Ok, vai. Sono più furbo di te. Più grande per te. Grande. Vai, schiaccia altre volte, schiaccia. No, c'era qualcosa. Vai, schiaccia. C'era qualcosa. L'ho ragionata nel tuo stesso modo. Le mie scarpette di Gucci. Per fortuna non si sono fatti nulla. No? Vediamo. No. Le chiavi. Le chiavi. No, che me le metto sotto una macchina. Il cane. Spilo, vai su corso, Spilo. Dove vai? Entra dentro, Spilo. Oh, ci sono io dietro. Spilo, difendi. Sei crudele. Spilo, difendi, Spilo. Sta fermo. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace. Iscrivetevi al canale per video come questi. Ringrazio Roby per la presenza. Lui è sempre presente, ormai vi vede a me un mese e mezzo che è a casa. È vero, tutto estate che sono con lui. Ciao fiatone. E se avete visto il video fin qua, commentate con hashtag Roby Furfante. Roby Furfante. Alla fra. Mi raccomando, iscrivetevi al canale dei Locos, che lascio in descrizione anche quello, perché abbiamo registrato altri video e dobbiamo arrivare a 100.000 entro fine mese. Che è la sfida che ci siamo lanciati. Siamo a 70.000, ciao, possiamo fare. Ciao.